Questione di punti di vista. Eccola, questa è Lily. Aspetta, aspetta, Gianna, non ti muovere. La ricevo io. E voglio parlare io alla pupa. Eppure al ragazzetto gli voglio dire due paroline. Bravissima, ma sia la prima e l'ultima volta che superi i 180. Ciao Bruno, ciao. Da dove sbuchi? Ciao mamma. Ciao Lily. Oh Lily, vieni un po' qua, fatti vedere. Ma che hai fatto? Sei cambiata? Ma pare che si debba crescere. Buonasera. Era. Permette? Scusi, sa? Sono il padre di Lily. Mi chiamo Danilo Borelli. Tanto piacere. Amico suo? Roberto Mariani. Oh, Mariani? No, non conosco nessun Mariani. Romani, vero? Io a Roma ci vado sempre malvolentieri. È triste, umida e antilavorativa. Scusi, no, ma io la penso così. Si può andare in qualunque città e ognuno resta quello che è. Il genovese un genovese, il fiorentino un fiorentino. A Roma, invece, dopo tre giorni, si diventa tutti romani. E beh, e allora? Che cosa avete fatto stasera? Abbiamo fatto un bellissimo giro. Punta Ala, Cecina, Livorno, Viareggio, Forte dei Marmi. Per Bacco, tutto in una sera. Eh già, volevano arrivare fino a Taormina, ma poi si è fatto tardi. Eccoli i romani, sempre pronti a sfottere il prossimo. Tirate i fondelli, è così che dite voi, no? Oh, intendiamoci, anche noi abbiamo i nostri difetti. Per esempio quello di stare a chiacchierare alle due di notte in casa d'altri. Signora, signor Cortona, buonasera. Ciao, Lily. T'accompagno, Bibi. Bibi. No, dico, non poteva venire lui? Perché ti ha fatto accompagnare dal nonno? Guarda, questo genere di spirito farà ridere il tuo amico, ma a me no, proprio no, per no, me. No, guardi che io... certo, perché se tu avessi un po' di senso dell'umorismo non te l'andresti in giro con un tipo simile? Senti, il tipo simile è un uomo molto in gamba, di quelli che hanno sgobbato, di quelli che si sono fatti una posizione solida e hanno tutte le carte in regola per far felice una donna. Beh, a prescindere dal fatto che tu non sei una donna ma una ragazzina, ti rendi conto che quello potrebbe avere una figlia buona per tuo padre? Non ci sperare. È scapolo. Oh, mi dispiace, signora. Adesso raccolgo. Lasci, non si preoccupi. Sicché tu adesso mi vorresti far intendere che sei innamorata di quel Rudere. Lo stimo moltissimo. E preferisco lui a tutti i ragazzi della mia età. Sono stupidi, superficiali e pieni di arie e si sentono dei superuomini. E poi oggi il mondo è pieno di matrimoni d'amore falliti. Gli esempi non mancano. A gennaio Bibi va in America per lavoro e mi porterà con sé. Mi iscrive all'università di Howard, mi fa fare un corso di public relation e poi mi impiega da lui nella sua industria come direttrice del reparto ricerche chimiche. Ah beh, però... È un bel programmino. Ma che fa? Fuma adesso. E tu glielo permetti? Sì, perché? Ah, no, no, niente, per carità, contenta te. Continuiamo questo bell'andazzo, vediamo dove comunque, andiamo. Comunque, se ci vorrai onorare con la tua presenza, ci sposiamo a Natale. A Natale? Se ci arriva a Natale. C'ho 80 anni. Ma sono cose da pazzi, veramente. Ma nemmeno in India si concepirebbe un accoppiamento simile. Roma è umida, antilavorativa. Come se lavorasse solo lui, sto presuntuoso. Come si chiama? Bibi. Sei fatto male? No, 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 non è niente. A me il signor Bibi sembra una brava persona. Ah, sì? Brava persona uno che va in giro con una quindicenne. Un degenerato, non una brava persona. Tu, Gianna, oh, proprio non dici niente. Dico che è meglio sposare un uomo di 80 anni che uno di 20. Io vado a letto, buonanotte. Bibi. Ma che? Un pechinese?